Ciao ragazzi, buonasera, ben ritrovati. Oggi siamo in un nuovo appuntamento finalmente di un cielo bello, di un cielo sereno. Avrei voluto fare questa diretta diversi giorni fa, però purtroppo il cielo è stato nuvolo fino a ieri praticamente, per cui non siamo riusciti a organizzarla. Ma poco male, tanto l'abbiamo organizzata oggi che guarda caso c'è un bellissimo evento, è la congiunzione fra Venere e Mercurio. Fra l'altro io i giorni precedenti la diretta l'avrei fatta proprio su Venere. E se avete già un binocolo in mano, se avete già un piccolo telescopio a portata di mano, stasera lo potrete utilizzare con profitto, perché è uno di quegli eventi che si vede benissimo, non dico ad occhio nudo, ma quel binocolo sicuramente dà delle soddisfazioni migliori, ma anche semplicemente un binocolo, non c'è bisogno neanche di un telescopio particolarmente importante, assolutamente un telescopietto va benissimo. Dove bisogna guardare? A ovest. Qui oggi abbiamo un bellissimo tramonto, fa fresco perché c'è vento, è molto, diciamo così, il cielo è abbastanza ventoso, anzi è calato un pochino il vento adesso, ma è ancora ventoso e fresco. C'è un bellissimo tramonto e se guardate verso ovest, adesso al cellulare non si vede perché la tecnologia è quella che è, ma se guardate verso ovest, affacciandovi dal balcone di casa, affacciandovi dalla finestra, troverete luminoso questo puntino che praticamente si avvicina all'orizzonte, se fra un po' sarà molto più vicino all'orizzonte, quindi osservandolo al telescopio, al binocolo, si possono vedere alcuni dettagli. Intanto vorrei parlarvi di Venere. Venere, non so se lo sapete, ovviamente è un pianeta, in passato era scambiato per una stella, perché questo pianeta praticamente essendo interno, avendo un'orbita interna rispetto alla nostra, appare sempre vicino al Sole. E quindi o si vede basso al tramonto, subito a ovest, oppure si vede basso all'alba, a est evidentemente. Quindi una volta veniva chiamato la stella del pastore, si pensava che fosse una stella, oppure si chiamava anche la stella del mattino e la stella della sera, quindi rispettivamente Lucifero, la stella del mattino, Vespero per la stella della sera. E invece dopo si è scoperto che si tratta di un pianeta, si tratta di Venere, e si comporta così proprio per questo motivo, perché ha un'orbita interna, quindi più vicina al Sole rispetto a noi. Vi faccio un esempio pratico con dei piccoli gadget che ho preparato. Prego. Oggi per fortuna ho Sabrina che mi aiuta con le riprese, altrimenti non ce l'avrei fatta. Non so se si sente bene, sono lontano dal cellulare, magari Sabrina avvicinati perché non vorrei che si sentisse male. Allora, vorrei farvi capire come funziona la faccenda delle congiunzioni dei pianeti interni. Supponiamo che questa lampadina che fra un po' accenderemo sia il Sole. Supponiamo voi siete sul pianeta Terra, ovviamente, quindi la visuale che avete voi adesso dal cellulare è il pianeta Terra. Questo, supponiamo, sia Venere. Venere, ovviamente, ruota intorno al Sole, in questo caso così, in questa maniera, e succede che ogni tanto si trova dalla parte opposta al Sole, questa si chiama congiunzione superiore, a volte invece si trova fra noi e il Sole, e questa si chiama congiunzione inferiore. Ovviamente, sia in congiunzione superiore, sia in congiunzione inferiore, Venere non si vede. Perché? Perché sorge e tramonta insieme al Sole, e quindi alta nel cielo in pieno giorno, e quindi in pieno giorno non si può vedere. E fra l'altro, anche se fosse in congiunzione inferiore, come adesso, non si vedrebbe comunque perché rivolge a noi la faccia oscura, il lato oscuro, un po' come la Luna, diciamo, no? Quindi quando si vede Venere? Si vede Venere o quando si trova da questa parte, questa si chiama elongazione est, quindi significa che si vede al tramonto, verso ovest, poco dopo il tramonto, oppure quando si trova in elongazione est. In questo caso significa che si vede all'alba, quindi poco dopo o poco prima dell'alba. È chiaro che in questo caso i pianeti sono due, Venere, Mercurio più piccolino, adesso non sono proprio esattamente in scala, ma ho fatto Venere con la pallina più grande, Mercurio più piccolino, per farvi capire. Quindi oggi cosa vedremo di Venere in particolare, che poi è il più interessante fra i due, in assoluto il più interessante, le famose fasi di Venere, perché Venere si presenta un po' come se fosse una luna in miniatura. Vi faccio vedere, accendo un attimo questa luce, ecco qua, non so se adesso si vede bene. Oh, guardate, quando Venere è in congiunzione superiore, è piena, si vede tutta, però, ripeto, noi da Terra non la vediamo semplicemente perché sorge e tramonta insieme al Sole, quindi alta nel cielo nell'arco della giornata, nell'arco della mattinata, per cui non si riesce a vedere. Però quando entra in elongazione, eccola qui, adesso si allontana angolarmente dal Sole e
quindi noi riusciamo a vedere come una gibbosa. Gibbosa significa, ve lo ripeto, che non è piena, ma è più di metà, per cui diciamo si riesce già a vedere. Man mano che continua il suo moto di rivoluzione intorno al Sole, a un certo punto ne vedremo a metà, è come se fosse una piccola luna, un quarto di luna, insomma, e poi man mano che si avvicina da capo alla congiunzione inferiore, guardate cosa succede. Se ne vede una falce, non so se rende adesso il cellulare, si vede Sabrina? Sì. Si vede una falce. Questa falce che vedete qui è una delle fasi di Venere, no? La fase di falce, in questo caso possiamo dire una falce decrescente, perché quando Venere è in congiunzione inferiore non la vedremo più, e quindi quando la rivedremo da capo? La rivedremo fra qualche settimana, quando la Venere andrà dall'altra parte e vedremo di nuovo la falce, però stavolta non la vedremo più al tramonto come stasera, ma la vedremo all'alba, quindi in un orario decisamente più scomodo. E continuerà così il giro, così come vi ho raccontato. Oggi Venere e Mercurio sono in congiunzione, due astri si dicono che in congiunzione quando sono angolarmente vicini fra di loro, e infatti oggi appaiono più o meno a un grado di distanza angolare fra di loro. Perché? Perché oggi Venere si trova prossima alla congiunzione inferiore, quindi vedete una falce sottile. Mercurio invece è da poco uscito dalla congiunzione superiore e quindi si vede come una gibbosa crescente, anche se in realtà è come una gibbosa. In realtà Mercurio non è per niente interessante, perché essendo più piccolo, più vicino al Sole, insomma, è difficile da osservare al telescopio, è molto molto più interessante Venere in realtà. E quindi diciamo loro in questo momento, osservandoli al telescopio, osservandoli col binocolo anche, si vede Venere a destra con una falce come una piccolissima falce, e a sinistra circa un grado di distanza. Un grado di distanza significa più o meno due diametri lunari. A sinistra di Venere si vede Mercurio. Però vi ripeto, la cosa più bella è sicuramente Venere, e vorrei farvela vedere un attimo con i telescopi. Ovviamente immaginate che col cellulare non si possono fare miracoli, lo sappiamo già, ve l'avevo già raccontato nelle precedenti dirette. Mi attrezzerò prossimamente per fare in maniera tale che l'immagine del telescopio arrivi direttamente sul vostro dispositivo. Oggi non potevo farlo per una serie di motivi che non posso elencare, ma comunque vi farò vedere velocemente al telescopio. Uno di questi telescopi, eccolo qui, l'ho già puntato su Venere. Puntarlo manualmente, purtroppo è rimasto ancora il problema di cui vi parlavo l'altra volta con la pulsantiera, che mi dava problemi la scorsa volta, continua ancora a non funzionare. L'assistenza purtroppo ha riaperto da pochissimo e per cui non sono ancora riusciti a ripararlo. Standby. Eccolo qua, siete vicini Sabrina? Vedete che questa falce che vedete qui non è la Luna, attenzione, molti potrebbero pensare che quella sia la Luna, assolutamente. A proposito, la Luna oggi non c'è, oggi siamo, la Luna è in fase di Luna Nuova. Luna Nuova significa che oggi ci rivolge la faccia buia, no? Perché oggi si trova proprio in direzione verso il Sole, quindi la Luna oggi è tramontata insieme con il Sole, quindi questa non è la Luna assolutamente, questa qui è Venere, la falce di Venere, la falce sottilissima di Venere che si sta avvicinando alla congiunzione inferiore, quindi significa che fra qualche giorno sarà in congiunzione inferiore col Sole, quindi fra qualche giorno non la vedremo più, la rivedremo da capo poi fra qualche settimana, diciamo, però dalla parte opposta, dalla parte quindi verso l'alba piuttosto che verso il tramonto come stasera. Vorrei farvi vedere anche, giusto per darvene la possibilità, avvicinando direttamente il cellulare al telescopio, in questo caso andiamo sull'altro telescopio, lo prendo io magari, grazie Sabrina, un attimo, andiamo all'altro telescopio che avevo già preparato. Chiaramente il metodo a focale, lo sapete già, non è assolutamente la cosa migliore che si possa fare quando si fanno riprese astronomiche, ma ve lo mostro giusto così per rendervi conto. Io adesso mi avvicino all'oculare del telescopio, eccolo qua, vedete che la falcetta viene praticamente molto sovraesposta perché il,
il cellulare, la tecnologia delle dirette Facebook, quelle, le altre magari no, ma le dirette Facebook non permettono di accedere alle funzioni della videocamera. Quindi non permettono di accedere ai tempi di esposizione, non permettono di accedere alle sensibilità, eccetera. Per cui in questo caso, quando si tratta di fare riprese normali, vanno benissimo. Quando si tratta invece di fare qualcosa di astronomia, di astronomico, non vanno assolutamente bene. Ecco perché dalle prossime dirette vorrei farvi vedere un'immagine direttamente dal telescopio che arriva sul vostro dispositivo. Quindi per oggi ci accontentiamo di questo. Eccoci qua. Ok, non so se ci sono, adesso non riesco neanche a leggere i vostri commenti, perché mentre scorrono, con il vento non si sente bene, hai ragione, purtroppo oggi questo vento è veramente fastidioso, e fra l'altro oggi la diretta devo farla per forza fuori, perché altrimenti non avremmo la possibilità di vedere quello che vi sto mostrando, insomma, ecco. Quindi ripeto, ragazzi, cosa potete fare oggi con i vostri strumenti, anche col binocolo, adesso mentre io parlo, in questo momento, o fra 10 minuti, va bene lo stesso. Prendete il vostro binocolo, andate là fuori, puntatelo verso ovest, verso il tramonto. Adesso c'è un bellissimo tramonto, una bella luce crepuscolare, e troverete Venere molto brillante. E a sinistra di Venere, molto meno visibile, troverete Mercurio. E poi, se usate il binocolo, ripeto, si può già intravedere la falce di Venere già col binocolo. Col telescopio si vede un po' meglio, ovviamente, col binocolo si intravede già. E quindi questo già lo potete fare subito, in questo momento, mentre vi parlo. Ripeto, Venere rimarrà ancora alta per un po' di tempo, insomma. E tenete conto che ovviamente quello che vi ho raccontato fin qui non è valido solo per oggi, o meglio, la congiunzione c'è solo oggi, però in realtà la visibilità di Venere, come dicevo prima, durerà ancora per un po' di giorni, quindi ce la possiamo godere ancora per un po' di giorni. Non so se notate in questa immagine al computer come l'immagine è molto tremolante. Il tremolio che vedete è dovuto alla turbolenza della nostra atmosfera. Oggi infatti, come vi dicevo, ripeto per chi si è collegato dopo, c'è molto vento oggi. Il cielo è bello, è limpido, tutto quel che si vuole, però c'è talmente tanto vento che, vedete, l'immagine è abbastanza tremolante. Fra l'altro, poi, anche se non ci fosse tutto questo vento, c'è comunque il fatto che quando gli oggetti sono bassi sull'orizzonte non sono mai, non sono mai nitidi. Bisogna sempre guardarli quando sono alti, quando sono lontani dall'orizzonte, perché gli oggetti vicini all'orizzonte soffrono poi del problema dell'estinzione atmosferica e tante altre piccole cose che ne deturpano l'immagine. Quindi di conseguenza oggi si aggiunge al fatto che è basso sull'orizzonte anche quello che di fatto è, come dire, il cielo è veramente un po' così, non so se si riesce a vedere, no, non si vede, sicuramente riuscite a vedere questo bellissimo tramonto, neanche benissimo perché, ripeto, la tecnologia del cellulare è quello che è, però comunque sono sicuro che se vi affacciate dalla finestra in questo momento, o dal balcone, o dal cortile, o quel che è, vi divertirete moltissimo a vedere questo bellissimo Venere con Mercurio accanto. Oh, allora, Antonio dice grazie a te, Antonio. Grazie Lucia. Oh, ce ne sono tantissimi che non riesco a leggere tutti quanti perché stanno scorrendo. Si vede bene? Ok. Ah, anche della Svizzera, Franco, ciao carissimo. Anche della Svizzera, oggi è nuvoloso, meno male che mi fai vedere queste bellissime immagini. Sì, purtroppo anche era brutto il tempo anche qui fino a ieri, oggi siamo stati veramente fortunati, quindi sono contento che almeno tu, Franco, riesca a vederla attraverso, per quel che si può vedere almeno attraverso questa diretta, che non è proprio un capolavoro di qualità, ma per tutti i motivi che abbiamo parlato, ma sicuramente se da domani il tempo sarà più bello, già potrai vedere Venere, anche se non sono
sono in congiunzione con Mercurio, non ha importanza, si vedrà comunque questa bellissima falcetta, almeno per un po' di tempo ancora. Benissimo. Giovanna dice Mercurio non è molto interessante, a meno che non lo si osservi la prima volta. Sì, ma di fatto Mercurio è soltanto un piccolo puntino luminoso, niente di che, è piccolo e poi spesso è talmente vicino al Sole che è difficile proprio da distinguere nel crepuscolo e quindi è sempre, non è un granché. Sicuramente Venere è veramente carino, Venere è fa spettacolo, come questa sera, veramente bellissimo. Ok. Adesso mi sono avvicinato molto al cellulare, quindi spero che si senta meglio, ce l'ho in mano io in questo momento, per cui probabilmente si riesce, diciamo così, a sentire poco meglio. Buonasera Vito, ciao Pantaleo. Oh, quanti. Benissimo. Ragazzi, io adesso non voglio rubarvi tantissimo tempo, Purtroppo non riesco a vederla perché ci sono i palazzi. Ah, mi dispiace, quello è un problema in città, purtroppo, quando bisogna sempre districarsi fra le. Ops, un attimo, cerco di centrarla. Eccoci qua. Fra i palazzi, sì, bisogna sempre organizzarsi per avere in questo caso l'ovest libero, diciamo, ecco. Visuale occupata anche da Michele. Accidenti, mi dispiace. Gli altri riescono a vedere. Si vede? Lo sciogliardo. Sì, come vi dicevo, è abbastanza... sì, la qualità dell'atmosfera oggi è un po' così. A noi al tramonto non si vede più, Tiziana. Perché no? Sì, dovrebbe vedersi, sai. Tiziana dice, a noi al tramonto non si vede più. Dovrebbe vedersi, fai attenzione, esci adesso, sono sicuro che riesci a vederlo, perché guarda, lo sto vedendo io, anche altri lo stanno vedendo in questo momento, sono sicuro che riuscirai a vederlo, perché è brillante, a meno che tu non abbia nubi o palazzi come altri che occupano la visuale a ovest, però ti assicuro che adesso c'è, è bellissimo. Provo col cellulare a vedere se ci riesco. No, ma accidenti, non si riesce a vedere. Prova, vediamo con la fotocamera se riesco a fare una foto. Io avevo preparato anche la fotocamera. Vediamo. Con la fotocamera. Qui vedete questo puntino luminoso. Questo qui è lui, è Venere. Provo a fare uno scatto. Anche se non sto riuscendo a mettere a fuoco perché ho il cellulare in mano. Provo. Ecco qua. Ecco, andiamo a zoomare un po'. È sfocato, devo mettere a fuoco prima, adesso non ci riesco a farlo perché ho le mani occupate col cellulare, ma magari più tardi proverò a fare qualche foto, vediamo se ci riesco a scattare qualcosa. Forse si vede appena appena qualcosina adesso. Ok. Adesso da Lecce è coperto dai palazzi. Rimarrà sempre alla stessa altezza? No, purtroppo non rimarrà sempre alla stessa altezza. Come dicevo poco fa, purtroppo Venere si abbassa ogni giorno sempre di più. Per cui significa che se adesso a quest'ora è a quell'altezza, domani sarà un po' più basso, dopodomani più basso ancora. E come dicevo, se poi ascolterai dopo magari l'inizio del video, quando sarà in congiunzione inferiore, quindi quando sarà praticamente fra noi e il Sole, non lo si vedrà più. E quindi poi bisognerà attendere per rivederlo quando sarà dall'altra parte, quando sarà in elongazione ovest. In quel caso poi lo possiamo vedere a est, lo possiamo vedere in direzione dell'alba in quel caso, e quindi purtroppo no, però potrai vederlo ancora domani, quindi domani, dopodomani, in questi giorni ancora si potrà vedere, però poi dopo cederà, diciamo così, il passo ad un'altra fase che ce lo mostrerà all'alba, quindi diventerà il lucifero piuttosto che il vespero di adesso.
No, Venere, io parlo, Luca, io quando dico Venere parlo al maschile perché parlo del pianeta, non parlo della divinità. Sì, Luca mi dice Venere è donna. Sì, la dea Venere, la dea dell'amore, della bellezza è donna, però io in questo caso parlavo del pianeta, il pianeta è sostantivo maschile, ecco perché parlo di Venere, quindi uso questo, perché io un po' più da, diciamo così, nella versione astronoma cerco sempre di adeguarmi a quella, però sì, la divinità sicuramente è donna, ma il pianeta è maschio, è maschile, maschile. Katia dice, l'altro giorno era più alta e l'ho vista da Roma. Beh sì, l'altro giorno, nei giorni precedenti era molto alto effettivamente, Venere, e come vedete man mano si sta abbassando sempre di più. Ok. Sì, Antonella. Antonella mi chiede, allora più tardi saranno più bassi nel cielo. Sì, si stanno abbassando sempre di più. Fra un po' ovviamente tramonteranno anche, tramontano anche abbastanza presto. Bene, ragazzi, io non ho molto altro da aggiungere. Volevo soltanto raccontarvi questa cosa, di questa congiunzione, di questo evento da vedere. Vorrei che ve lo godeste anche in prima persona, con i vostri occhi, con i vostri strumenti direttamente là fuori. Quindi provateci. Se avete qualche domanda ancora, fatemela prima di chiudere la diretta. Guardare, dice. Ciao Massimiliano, ciao carissimo, sono contento che tu sia qui. Guardare adesso il cielo, dice, da questa consapevolezza è molto più interessante. Grazie, grazie Massimiliano, sono contento di averti qui in questa, diciamo così, in questa riunione virtuale via Facebook. Oh, Agnese, da Tramutola vedo Venere luminosissimo. Beh sì, è luminosissimo, è vero, è vero. Vedete, è una prova, ragazzi, che è proprio lì, per chi non l'ha ancora trovato, è ancora lì. Più passa il tempo e più contrasta la sua luminosità col cielo che diventa più buio e quindi diventa sempre più evidente, finché non tramonterà, ovviamente. Matteo, venuto al parco quando facevo le superiori allo Stampacchia. Ti ringrazio Matteo, sono contento che ti ricordi. Spero che ti sia rimasto un buon ricordo della tua visita qui al parco. Ok. Bene ragazzi, allora io concluderei la diretta con queste immagini su Venere. Oh, in UK è ancora giorno. Beh, sì, i fusi orari cambiano un po'. Fra un po' dovreste vederlo meglio. Ok. Oh, Milena mi saluta. Sicuramente il saluto sarà da parte di Matteo, che saluto. Ciao Matteo, guardati Venere, è bellissimo adesso. Ok. Bene, ragazzi, ripeto, vi saluto. Mi raccomando, adesso che terminato il video, terminato questa diretta, non ve ne andate in casa, uscite là fuori, andate a ovest in questo momento, bellissimo, Venere e se volete anche Mercurio, ma soprattutto Venere. Ci sembra di essere presenti lì al parco. Donatella, grazie, lo siete di fatto, lo siamo, tutti quanti in compresenza, diciamo, virtuale, ma comunque tutti quanti uniti almeno con la tecnologia, visto che adesso la situazione è un po' quella che speriamo di riuscire ad uscirne presto. Bene, grazie ancora ragazzi, buona continuazione, buona osservazione di Venere e di Mercurio, ma soprattutto di Venere, e ci vediamo alla prossima diretta. Non so cosa vedremo nella prossima, ma cercheremo di organizzarci, vedrò un po'. Ciao da Vito Lecci e buona continuazione di osservazione, ragazzi. A presto.